Buon pomeriggio, sono qui con il Joker B. Ciao. Siamo nel parco, bisogna tenere queste cose qua tutto il giorno. Sì, perché ci ha detto oggi Totti. Chi è Totti? Ah, siamo un calciatore come presidente della Liguria. Non lo sapevo. Che figata. Magari. Ehi, Gio, aspetta. È aperta? Scusate ragazzi, apriamo la live. Aspetta, devo trovare una risposta. Dove cazzo è andato? Non rispetto. Scrivi un rispetto. Scusate. Non fammi fare questo. Porco Giuda. Devi attaccare però. Questo. Aspettate ragazzi. Cazzo sta uscendo di tutto. Aspettate un attimo. Ma proprio rosso. Prova a vedere se va. Va o non va? Porca. Aspetta. Aspetta, R-I. Dove? R. No. Ma è un telefono antico sto qua. Non te lo posso permettere. E vabbè, no, dico un telefono antico nel senso che. Aspettate ragazzi. Ecco qui. Allora c'è un like e 3 persone. Oh, abbassa però. Okay. Si vede male, vero? Oh, si vede bene. Ah, ciao Anna! Ciao! Ciao Chiendina! Leggi per piacere la chat. Certo! Ciao tesoro! Scusate. Vito! Ciao Chiendina, come stai tesoro? Tutto a posto? Ciao! Ciao ragazzi, benvenuti in questa piccolissima live per salutarvi e per presentarvi il Joker, un carissimo amico. E anzi, vi consiglio il suo canale, se vuoi spammalo pure. Spamma pure il tuo canale. Aspetta, scrivi pure. Ci abbiamo Lil Funk, ragazzi, stasera uscirà un video song di Lil Funk e mi raccomando, Lil, puoi sponsorizzare pure la tua canzone, non ti preoccupare. Ciao Rosaria, ciao Joker, sei tu, mi hai salutato. Prova a vedere. Ragazzuoli, siamo con le mascherine, porca puttana, perché non, qua adesso in Liguria, non so se anche da voi, ma è obbligatoria tutto il giorno. Manca solo mettere un pezzo in casa. Eh? Ci manca solo mettere un pezzo in casa. Col cacchio. Che vadano a cagare. Ah, vedi, Anna ci dice che anche da lei è obbligatoria la mascherina. Anche qui. È un casino. Sta andando. Ragazzi, mi potete dire, ciao, se sta andando bene o sta andando male la live, per piacere. Ciao Massito, ciao Joker, ciao. Ah, salutala, è una persona meravigliosa, Anna. Ciao Anna, saluto qua, siamo in live. Anche Candina, Candy. Ciao Candy. Mi supporta sempre, guarda sempre i miei video. Grazie mille Candy. Grazie per essere go. Ok, mi dite se sta laggando la live. Sì, si vede. Si vede male però. No, si vede. Perché qua la vedo a rallentatore. Boh. Vabbè, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio. Videogiochi. Grazie mille. Va benissimo. Oggi sono poco presentabile. Sono brutto oggi, madonna mia. Vabbè, che me ne frega, dai. non abbiamo un argomento oggi, quindi se vi fa piacere un argomento me lo scrivete qui nei commenti e sarò lieto di poterlo, diciamo, vabbè, poterne parlare. Xmon, ciao Xmon, è un grande Xmon anche lui. Bella bro, come Salve. Stai? Tutto a posto? È un grande Xmon. Ho visto il video che hai fatto delle bolle. Un tutorial ha fatto, un bel tutorial forte, sì. Se ti fa piacere valla a seguire. Subito. Ottimo, perfetto. E Mauro, Joker, si iscrive al canale di Xmon. Quindi Xmon, se ti fa piacere ricambialo. Dopo passo perché adesso qua mi dice che... Visto, Candy mi dice, sono molto belli i tuoi video. Grazie. Vito. Grazie, no a me. Appunto, grazie. Sono geloso della Candy. Grazie Lil, vai a seguire Lil Funk, perché Lil mi sembra, Funk, eh? No ma Lil Funk già lo segui. Sì, Lil Funk lo seguo. Sì, ok. Già ti segue. Joker.
Porterò nuovissimi video riguardanti il bosco, riguardanti la natura. Volevo portare dei video riguardo la raccolta delle castagne e dei funghi. L'unica cosa che, uno, non ho trovato castagne. Due, funghi li conosco e non li conosco, quindi non posso parlare specificatamente dei funghi. Magari vi faccio mangiare qualcosa di velenoso e non vi voglio avere sulla coscienza. Xmon, scherzo, non fare compiti, mi dispiace, dove andare, non ti preoccupare. Xmon, chi è Xmon? Sì, tranquillo, Xmon, non ti preoccupare. Ah, c'è un carissimo amico, si chiama Becchino. Anche lui mi supporta spesso, lo vedo spesso, è un grande. Ti saluta anche Joker. E poi chi ci abbiamo qua? Salvo Gamer, ciao Salvo, come stai? Come state ragazzi? Tutto a posto? Pepi, amici cari. Pepi, vediamo qua. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like, anche se questa live fa schifo, ma voi lasciate un like e grazie per il supporto. Ciao. Cosa parliamo, Mauro? Io non lo so cosa dire, te? Manco io. Ah, a posto. C'è scritto vendersi. Dove? Però non possiamo far vedere perché è poco. Spettabile. Capisci? Sì, Salvo, finalmente una live, hai visto? Dopo tanto ho deciso di fare una mini live. Wow, 7 like. Hai lasciato like? Certo. Sicuro? Ci guardo. Aspetta. Non l'hai lasciato, hai visto che non ha lasciato il like. Allora, sai, le mie lucertole sono aumentate, mangiano e aspettano me per i pomodori. Wow! Come abbiamo passato le giornate? Le giornate le passo facendo qualcosa, naturalmente, meno male che si fa qualcosa, perché sennò è un casino. E tu, Lil, come passi le giornate? Mi piacerebbe andare a pescare, uno di questi giorni voglio andare a pescare. Io faccio, pratico pesca no kill, quindi pesco e le ributto nel fiume, nel lago. E vado nei laghi autorizzati a pescare, però ecco, non prendo pesci per ammazzarli, per mangiarli, perché poverini, no, sono esseri viventi. Lo faccio solo per passare la giornata. E spero che non sempre i pesci abbocchino, perché magari si fanno anche male. Onore, io passo le giornate a scuola, mascherina e mangiare. Bravo Salva, così è giusto. Anche lui va a scuola, no? No, c'ho online. Vabbè, fai la scuola. Sì. Va online il ragazzo. Bene, bravo ragazzo. Io studio tantissimo. Ah, quindi mi odi, Anna? No, però io non... cioè... giusto così per passare la giornata, quando succede. Ora è qualche anno che non vado a pescare. No. Poveri pesciolini anche loro. No, schivano, no. Tranquilla. Spero che non ci sia... No, non li uccido perché sono esseri viventi anche loro. No. Quanti siamo in live, ragazzi? Quanti siamo in live che non vedo... Sette? 8, no, non vedo manco io. Perfetto, sono due ciecati. Però va rallentato. Com'è che va lento quello? È perché sono due col telefono. No, io ho la mia rete, tu già la tua. Vuol dire che sarà un problema di connessione. Non preoccuparti. Ragazzi, mi dite se la live va rilento. Speriamo di no, perché vorrei fare una live un po' decente. Joker B, hai un canale? Sì, Joker B ha un canale, si chiama Joker B. L'ho anche sponsorizzato nell'ultimo video che ho fatto, quindi se vi fa piacere passate da lui, iscrivetevi, lui vi ricambia. Chi è il nostro Joker? Chi è il nostro Joker? È lui, si chiama Mauro. Quanti anni hai, Mauro? 16, se ti fa piacere 16, parla di te. 16 e mezzo. Io mi fumo una sigaretta, non vi faccio vedere che fumo perché è contro le leggi di YouTube. Va bene. Ho 16 e mezzo, ho iniziato a fare YouTuber. Aspetta che guardo io i commenti, certo. Tanto mi fumo una sigaretta. Va bene. Non sto a fare un telefono marcio questo qua, com'è che si fa? 12.05. 12.05. Ok, vai. Perfetto. Perfetto, sei fatta?
A posto, vai, parla più. La Solcin che ho... Ti saluta Anna, ti dice ciao. Ciao Anna. Mauro. Grazie di cuore Becchino. 9 like, 9. Visto, per non fare niente prendiamo like. È bello. Ma a me piace, ecco, ci passiamo la giornata così per salutare i nostri amici, i miei amici, a cui li voglio bene. Allora, io... Ciao Anna, grazie per essere stata più o meno live. Non riesco tanto a respirare. Grazie di cuore. Becchino 39 ci chiede, riuscite a respirare con le mascherine? Ci fai la sauna. Appunto, ci fai la sauna. Ci fai la sauna, Becchino, è un casino. Però è obbligatoria, purtroppo va messa, purtroppo perché se sì. vengono a fare i controlli ci rischiamo delle multe. Vabbè, non siamo in due, quindi sono, quindi sono a posto con la legge. Quindi al massimo possiamo essere congiunti, massimo. E che sono congiunti, no? Parenti, come per dire, parenti, sì, vabbè. Fratello, cugino, nonno. Sono tuo nonno, tu mio nipote. Vabbè, sono Sofia, sono il nipote, non lo sapevo. Congiunti è tipo... è una cosa tanto bella, congiunti. No. So, però ci dico così. Congiunti, amici. Non so. Niente, comunque se dice, faccio lo youtuber. Ci abbiamo 6 persone live. Faccio a scuola, vado a scuola, faccio tutto. Oh, ma poi magari il tempo botta. Libero. Vado un po' qua sul tempo del mio vito. Ovvero non rispetto. Tempo esaurito. Ma come tempo esaurito? Vogliamo che. Vogliono che le che la usiamo anche dentro casa le mascherine. Sì. È vero. È vero, è vero. Comunque è vero, ci hanno detto. Ciao Spider-Man, Max Brego. Ciao. Ciao. Ciao Lady. Ciao Yoga. Anna. Non ho letto, io sono cieco. Sei cieco? Posto. No, c'ho gli occhiali. Ci vuole il binocolo. È vero, quello è vero. Io sto bene, Lady, e tu come stai? Tutto bene. Da noi sempre le mascherine. Adesso ci sarà una restrizione che non più di 6 persone. Sì, non più di 6 persone in casa o in matrimoni. Sì, rompono il cacchio. Però sì, veramente, una cosa se sono delle leggi per poter ridurre il contagio, va bene. Barbara Teso. Barbara Teso, dice Candy all'Lady B. Infatti, perché quante stronzate davvero. Però se è una cosa che serve per ridurre il contagio, lo facciamo. Speriamo che serva. Però qua ci stanno privando di tutta la libertà. Sì, veramente. Come stanno in prigione. Infatti, è come il virus, che la mascherina, cioè la devi mettere dalle 18 alle 6. Sì. E non tutto il giorno. Esatto. Perché il virus c'ha degli orari. Certo. Fai turni. Certo, se tu sei la mattina come noi, va a studiare per il pomeriggio a fare i giretti. Festa. Non studio, mi piacerebbe studiare. Che ve mangiate per cena? Ah, io mi mangio una bella parliamo pizza. Di cose belle, infatti. Dai. Cosa mangiamo? Io infatti mi cucino la pizza. Che grazie me... di cuore Spider-Man che sei passato per salutarmi. Grazie. Grazie mille. Il virus si sveglia 18. Infatti. Si sveglia 18. 18. Mi raccomando, non disturbiamo. Non facciamo casino che si sveglia prima il virus, te lo dico io. Ah, è vero. Se si sveglia prima il virus si fa il mazzo. Ma la nazione purtroppo, becchi, più avanti andiamo peggio è. Involtini di fegato, wow, barba. No, io mi mangio le tagliatelle ai funghi porcini. No, di nonna Pina no, di Vito. Di tagliatelle di Vito. Di tagliatelle di Vito. Però sono buone, io ce l'ho a casa, me le mangio stasera. Anche io voglio mangiarmele. Vuoi mangiare le tagliatelle? Te ne porto un piatto. Ecco, vedi? Porta la birra. Lei porta la birra. Cosa e dai, siamo a posto. A posto, perfetto. Mi faccio la bella pizza fatta in casa. Ora arrivo, ragazzi, arrivo in stream. Tagliatelle con la birra, ci vorrebbe un buon vino, È vero, ci vuole un bel vino. Un vino emiliano. Emiliano. Un lambrusco, ecco. Amabile, non amabile. Onore, sono quasi le 18.
Ci vuoi andare? Sono quasi le 18, metti la mascherina, antigas. Vabbè, io ho già la mascherina, anzi metto ancora un'altra di serba, non so fare l'altra. No, non mi vergogno, mi sto fumando la sigaretta, non voglio farla vedere. Ma lo sei tu, Vito? Ti vergogni? No, no, non si vergogna. Io non bevo il vino bianco, io bevo il vino rosso ogni tanto, nei pasti, non tutti i giorni, però una volta al mese volentieri. Io con segreto, anch'io ogni tanto con quel goccino di vino, ma bevo. Bevi dalla nonna, certo. Briacone, no, scherzo. Intanto, mia nonna è attenta, mi dice, Mauro, vieni, vieni, che ti do un goccino di vino, un goccino. E pezzi scoli tutta la bottiglia. Scherzo. Onore, lo so, comanda il boss. Comanda. È il onore comanda, è il boss. Il boss è il boss oppure è il boss? Simpatico tuo amico, grazie. Facciamo possibile. Vai, parla, trattieni la chat e fai qualcosa. Ok, ok. Allora, io stasera... Intrattenimento. Allora, voi cosa avete mangiato oggi? Mi raccomando, restate a casa ragazzi, che all'intrattenimento ci pensa il Joker. Vito. Onore, oggi vengo a prendere i tuoi soldi. Ah, no. Boss. Allora, oggi io... Cosa avete mangiato voi oggi? Mi stai tenendo strosciata con la telecamera. Non so perché non ce la faccio con questa mano. Purtroppo è una mano maledetta. Io non posso... Sto fumando. Si è spento il telefono, porca puttana. Allora... Intanto aspetta, non c'è un po' le mani. Allora sono un pessimo cameraman, porca puttana. Ho perso, bravo. Allora, cosa mi avete mangiato oggi? Dove sei? Qua. Raga, mi raccomando, andate sulla mia canzone, è vero. Sentite. Vieni, scrive. Sei bravo, Vito, va bene così. Ottimo. Lagga? Va a scatti? Ditemi se va a scatti, se funziona bene, se non funziona bene, se non funziona bene, se funziona bene. Dico da lontano non ci vedo, da vicino bene, non bene. Ci vedo, non vedo più niente. Ma poi mi vedo quello che era solo. E tra un po' mi devo mettere i binocoli a posto degli occhiali. Ha scritto. Candy beve solo acqua. È bella, l'acqua è bella. La devo dire che però l'acqua... È buona, non bella. È buona. Quando c'hai sete la migliore cosa è l'acqua. Allora, ho scoperto, perché il vino ti mette sete. Ho scoperto una l'acqua cosa. Ti mette sete. L'estate ti mette sì, l'acqua, la birra ti mette sete. Dai. L'estate ti mette sete poi. E zucchero. Zucchero pure. Crea insulina, che l'insulina ti fa venire ancora più sete. Poi io ho scoperto una cosa da poco, cioè che in un bicchierino di estate c'è così di zucchero. C'è più zucchero che acqua. E così di limone. Sì, perché è sciroppo di glucosio. O fruttosio, non lo so. Ho già dato con eccoci. Ciao. Accendi la... Ah, è vero. Scusate ragazzi, non leggo commenti. Salvo l'acqua. È vero, fa venire... butta giù i ponti. Dove è andato? Ah. Io sono anziano. Oggi sono inanzianito, mi sono inanzianito oggi. Ciao Guido, anche Guido è una persona Guido. Meravigliosa. Ha fatto un video per sensibilizzare l'ambiente, le persone. Non buttate rifiuti nei... boschi in mezzo alla natura, perché tanto pesci ritornano a noi nel mangiare. Guarda, anzi, mi raccomando, ne approfitto anche per questa cosa. Passate da Guido, perché quello è un video che davvero merita. Onore, oggi in Sicilia c'è stato un freddo di mattina. Qua guarda, Salvo, come clima c'è freschino tutto il giorno. Siamo oggi siamo a 12-13 gradi. Perfetto. Stanotte eravamo a 10. E stamattina pure 10, 9, 10. Poi quando è arrivato il sole allora si è un pochino più scaldato. Sta cazzo di mascherina, ci abbiamo Don Guido, ragazzi. Don Guido. Don Guido. Ciao donna. È bravissimo. Sì, è vero. Invece approfitto per dire che quando a mare ho visto. Parla più forte perché non ti sente nessuno. Grida! Io oggi mentre andavo. Oggi cazzo lo dico. Io quando ero a Moneglia. Buonasera Nella! Buonasera! Quando ero a Moneglia vedevo le cicche e sigarette buttate nel mare. No, non li sopporto quindi. Manco io. Io per esempio ho fumato la sigaretta, l'ho presa e l'ho buttata nel cestino. Poi magari, ecco, magari mini di mattini a spiaggia.
Guardi, trovati, scocci di vetro. Mi sto rompendo il braccio a tenere la cam. Vai, vai, parla pure. Tenevo cocci di vetro, trovavamo cocci di vetro, sigarette, cartoni da pizza. 9 in live, 10 in live. 10. Wow. Ma tra l'altro, cosa che mi ha lasciato più scioccato, i cocci di vetro. No, i cocci sono pericolosi. Ma tutte le cose, però ma sì, ma il, cocci... il vetro è quello che fa meno male per l'ambiente. Ora 11. Chiedo a qualcuno se mi regge la telecamera. Uè, non c'è nessuno qua. Io lo chiedo a qualche gallina. Onore, io ho visto un cassonetto con tutta la spazzatura fuori e dentro c'era un sacco. Ecco, hai visto? Sono... Ci sono troppi incivili. Troppi maleducati. Incivili. Non dire nient'altro. Sono dei maleducati. 11 in live. 11, wow. 11 in live. E poi cosa. Cioè, non abbiamo argomenti oggi. E io ho detto cosa avete mangiato oggi. Abbiamo già detto che. Oggi pomeriggio. Io mangio le tagliatelle. Eh? Oggi pomeriggio. Boh, mi ricordo. Cosa ho mangiato? Ah, ho mangiato le polpette. Polpette. Buone. No, polpette quelle vegetali. Mangiare. Posso buone. Sì. Ma scusa, Vituzzo, vai da uno del bundle. Ti compri il manico per tenerci così, non ti distanzi. L'ho preso, ce l'ho già. Ce l'ho già anche il treppiede, ma guarda, porto quell'affare lì. Guarda, perché in teoria non era in un programma. In programma questa live. Siccome ho visto il mio amico Joker, ho detto, ma sì, dai, ci facciamo una live per due chiacchiere. Io ce l'ho però non l'ho portato, capisci? Io ce l'ho il treppiede. Allora, qua ci saluta Irene. Ciao Irene B. Ci saluta anche Rino, Vito e Friend. Ciao. Benvenuti. Saluto veloce a tutta la chat. Grazie di cuore Rino, grazie di cuore Irene. E qua Nella ci sta supportando, dice benvenuti nel canale di Onore e Rispetto. Se sei nuovo iscriviti, mettete like, attivate la campanella per non perdere gli aggiornamenti, condividete in massa la live sui vari social, amici e parenti, grazie. Io ti ringrazio, a te Nella, e grazie di cuore. E tengo tre gambe. Poi qua allora. C'è un caldo che si muore questa cosa. Però sta bene. Eh? Sta bene. Che caldo. Qua c'è caldo. Io pensavo che stando in due potevamo abbassarla. No. E invece no. Che il virus si trasmette. Anche se non ce l'ho, te non ce l'hai, il virus si trasmette lo stesso. L'ha detto Conte. Non l'ho mica detto io. Il Conte Dracula. Salvo dice, sei una creatura con quattro braccia. No, quattro braccia. Uno, tre, quattro. Sono mie. Nella che dice bedurazia, per un saccio forse sta parlando con Becchino, sicuramente. Renuzzo. Bello Rino, come stai? Vittoria chiama i vigili, secondo me. Mamma mia. Questo è il virus della digitalizzazione, purtroppo, perché ormai sono tutti digitalizzati, tutti ragazzini con computer, ma anche tanto lavoro, smart working. Poi c'è anche, come si dice, è il virus questo della diffidenza, perché per esempio tra parenti, non mi avvicino, non ti saluto perché magari potresti avere il virus e cose varie, un casino ragazzi. Poi non dicono bene i sintomi. Sì che è come un'influenza, però i sintomi... Hai sentito? Sì, è un gallo veramente. Un gallo? C'è un gallo di fronte che sta cantando. Vabbè, oh, meglio. Comunque, ecco. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Del virus stai parlando. Ah, parlo. Del virus, che è il virus della digitalizzazione e della diffidenza. Vi lascio, devo fare una doccia a Gaia. Ciao, Lady! Grazie per essere stata con noi in live, ti ringrazio di cuore, ti ringraziamo di cuore. Buona serata, buon appetito. Sbuca fuori questa strana creatura con quattro braccia, la telecamera si muove e questa creatura parla inquietante. Oh. Chi è che parla inquietante? Io? Io sono un essere chiamato Onore e Rispetto, chiamato Vito. Ma la maggior parte dei contagiati sono asintomatici, infatti il casino è quello. Il casino che ci sono più asintomatici che sintomatici. Io sono andato a fare una visitina all'ospedale policlinico, sono entrato, mi hanno preso la temperatura e mi hanno detto a posto, tu non hai nulla, però
Come fai a sapere che non ho niente? Scrivendo solo un pezzo di carta, prendendo solo la temperatura, quando ci sono più asintomatici che sintomatici, punto di domanda. Un enigma. Ciao Ikram, qua ci scrive Ikram, ciao capo. Ciao Ikram, Ikram è una bravissima persona ragazzi, grazie a lui ho realizzato il mio sogno, ovvero creare delle magliette con la scritta onore e rispetto, tutte personalizzate. Quindi vi ringrazio. Ringrazio soprattutto Ikram per questa per avermi occasione. Ecco, questo sogno ho fatto diventare realtà. Sbuca fuori da questo canale chiamato onore e rispetto. Ah, sono io. Parla come una persona. A dir la verità, volevo fare una live, come si chiama, con StreamYard. Con streaming? Eh? Streaming? StreamYard. È quello che parli a telefono. Però che senso ha passare al telefono se siamo vicini 10 cm l'uno dall'altro? No, un metro e mezzo, siamo distanti un metro e mezzo. un metro, tranquillo. Madonna. Sto scherzando. No. Magari quando avrò il PC a portata di mano farò una live StreamYard, così anche voi potrete interagire con me. Allora, Rino, che dice Rino? Che ho letto il messaggio, se n'è andato via. Devo andare, Vito. Un abbraccio a te, all'amico e a tutta la chat. Perfetto. Ciao. Ciao Rino, grazie. Ciao. Per essere stato con me in live. Con noi. Ti ringrazio io e ti ringrazio lui. Joker, ciao. Grande. Cosa dice qua? Aspetta, vado a accendere il mio telefono, un po' vecchio. Ciao Rino, buonasera a te. Salvo ci dice, questa creatura con quattro braccia mangia prosciutto, Joker salame. È simpatico anche lui. Becchino dice, guarda, piuttosto che indossare quella roba sto in casa. Però questo facciamo tutti torti. No, c'ha ragione, non c'ha torto per niente. Hai ragione. Becchi, anche perché ti secca la gola. Io sto parlando, poi dopo un po' mi devo andare a attaccare a una fontana e bere tutto. Perché sto secca. Finisco l'acqua del tubo. Del tubo. Buona serata, Rino. Un abbraccio grande. Siamo 8 in live. Wow. E noi ragazzi, tra una mezz'oretta così, 20 minuti. Sono 17:55. 17:55. Allora cosa? Allora Becchi, vado dalla macchinetta, mi devo prendere dell'acqua perché io ho una sete che è terribile. In più fumando è un casino proprio. Ok Vito, sto chiamando i cacciatori di creature, attento, eh. Ragazzi, raccontate qualcosa. Raccontate 28 minuti di live. Wow. Quanto arriviamo? 45. Dai. Facciamo un'ora, dai, perché siamo buoni. Siamo buoni, facciamo un'ora di live. Che racconti tu, Joker? Allora, vi racconto che parla un po' delle idee che c'hai per il canale. Delle idee proprio, guarda. Dai. Ho tante idee. Ora il Joker parlerà del suo canale, tutti come si dice? Tutte le idee che avrà per il suo canale. E basta. Quindi parla lui adesso. Di quello allora, che vuoi. Avvicinati che stai andando giù dalla panchina. Sono da solo. Allora, le mie idee non sono ovviamente tante, perché comunque già ho fatto dei video sugli accendini. Parla forte così ti sento. Su tutti i miei giochi. Ok, avvicinati un po'. Alcuni videogiochi. Ok. Avevo intenzione di fare un video sul computer, ma mi si è rotto. Figata. Però mi si è rotto il computer. Che computer hai? Parlaci del tuo computer. Un HP. Non so come. Ci segnala, Becchino, perché siamo troppo vicini. Ah, grazie. Grazie per la segnalazione. Oh. Nella ci sta supportando un sacco.
Nella ci sta supportando un sacco, grazie mille, Nella. Sei una moderatrice super, grazie mille Nella. Non dimenticate di mettere like, non costa nulla, sempre gradito, infatti, grazie di cuore. Like o dislike va bene lo stesso, così mi aiutate a capire se queste live possono piacervi oppure non possono piacervi. Forse hai ragione. Sono dislike in quel caso, come si dice, dislike costruttivi, ecco, che ti aiutano a migliorare. Però quando ti buttano 30-40 dislike c'è qualcosa che non va. Sì, ma non riesci a capire se fatto sbagliato. No, lì in quel caso, quando ti lasciano il dislike senza guardarlo, sono un po' stronzi, scusate il termine, però sono un po' stronzi. Sì, vero, perché non c'hanno niente da fare. Uno, perché se non ti piace un canale te ne vai in un altro, te ne guardi un altro. Secondo, il dislike e poi andartene. E infatti. Allora, Vito, ti sfido a fare una live di 2 ore. Proprio la prossima volta magari. Prossima volta facciamo una live anche di 4 ore. Ci vediamo a luna. Luna ci sei? Luna non penso, sai. Ma ci sei, che te ne frega. Ah, devi andare a scuola? No, non vado a scuola. Però fai online. Però c'è online. Allora no. Una live di 4 ore né 5 ore si può fare. 3 ore? 3 ore sì, già. 3 ore già, 18, sì. Alle 15 la possiamo fare. Alle 3 facciamo una live di 3 ore carina. Carina, carina. Che non so cosa possiamo portare. Magari ecco, porto i miei 3 piedi per sostenere. No, ce l'ho io 3 piedi, li porto io. Va bene, sì. Porto il tripod. È bello, sai? Me l'hanno dato quando ho fatto una sponsorizzazione di un prodotto, me l'hanno regalato. Vito, mi leggi? Certo che ti leggo. Salvo. Ti ho letto, scusate. Ecco, a posto. E poi farai una live 24 ore. Cazzo, 24 ore. 24 ore, mamma mia. Non ci saranno 24 ore. Mia mamma mi ha mandato in quella casa. Chiede Becchino se porti gaming. Sì, ogni tanto sì. Ma sul telefono, perché come ho già detto, il telefono. Il computer rotto. Ok, ogni hai bisogno di un computer? No, adesso viene un amico di mia mamma. Se fosse che bisogno me lo dici. Sì, ok. E allora, quindi Becchino ti ha chiesto se porti gaming. Sì, porto gaming anche su Xbox. Però non aspettatevi questo granché, perché faccio tutto col telefono, quindi non viene proprio bellissimo. Cioè riprendi col telefono? No. 3 piedi, che però prendi col telefono, quindi. No, poi ti faccio vedere io come si fa. Quindi guarda, se vuoi venire a vedere, un gran piacere. Certo. Però non aspettarti questo granché. Guarda, le persone vengono nel tuo canale anche se sei una persona che merita. Cioè se sei una persona brava, non tanto per i video, quelle cose, no. Ma se sei bravo te stesso. Anzi, stasera allora anche io dovrei fare un video. Sì. Su come? Su Mortal Kombat. Chi è? Ah, ok, non avevo capito. Scusa. 2 contro 2. Sul telefono? Oddio, Vito regalato. E infatti. Qua vedi, dicono Becchino. Becchino dice: regalagli una PS5. Vuoi una PS5? Magari. PS5 non te la regalo io. PS4? Non ti avverto. PS4? PS4 potrei. Per Natale ci faccio un pensiero. Perché sei un amico, perché ti voglio bene, ti rispetto. Anche ti regalerò una PS4. PS5 t'attacchi al flauto. Allora. Devo andare, saluto tutti. In ciao Irene. Ciao Irene. Ciao. Grazie. Grazie per essere stata con noi in live. In questa live un po' ridicola però. E va bene. Allora, dai, mi ha fatto un po' ridere, dai. C'è un po' ridere, prendiamo un po'. Ma sì, dai, che ci frega. Eh. Il Joker vi saluta, il Joker B. Ciao. Vi saluta. 34 minuti di live. Ah, mazzo. Facciamo ancora? Oh sì, dai, ancora un po', dai. Che ora sono? 18. Sono le 18? È svegliato il virus, però. Sono le 18. È svegliato il virus. Ah, Zubecchino ci dice. Vito, sei un numero uno. Io ti dico, ti ringrazio di cuore, Becchino. Come ha ragione, non essere così modesto. Ma c'hai ragione, sei numero uno tu. Numero uno. Allora. Mi leggi? Vito, tanto farai la live. No, non posso fare la live di 24 ore perché purtroppo, uno, c'ho il telefono un po' scarichino. Due,
Questo alle no. A che ora deve essere a casa? Quando mio nonno mi chiama per andare a prendere in ufficio. La nonna? Sì, perché ama la gamba, ama le braccia. Ah, poverino, mano, no, poverino. La porto sul braccetto. Lui si chiama Joker B. Allora, scrivi un attimo in chat. Ok. Così almeno. Ma scusami, ti do. Ragazzi, se volete spammate i vostri canali. Spammateli pure senza problemi. Ciao Kevin Aschettino e buonasera. Saluta anche tu se vuoi salutare. Ciao! Ok, ottimo. Perché sono messa la chiocciola? Eh? Io sono messo questa cosa arancione. Te l'hai scritta? Sì. Ho scritto Joker B, ma ho portato la chiocciola. Oh. Ok ragazzi. Perfetto. Allora, fai una cosa, fai una cosa, fai una cosa. Dimmi. Tira giù. Ora il Joker vi manda il link del suo canale. Io di qua non posso farlo. Non purtroppo. Oh, guarda. Chat dal vivo. Oh, 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 che bello, c'ho tutti i messaggi. Qua ti chiamano, qua ti mandano tutte le cose. Allora fai così, tira giù. Fatto. Vai qua. Metti il tuo nome. Un attimo, ragazzi, scusate. Un attimo, eh. Scusate che noi siamo un po' impediti. Allora, vai qua, okay. In alto. Porca Eva. Vai, copia link, vai qua nella nostra bellissima live. Bellissima, si fa per dire. Oh, ma non va. È perché è un... È un telefono un po'... No, perché ho messo già tutti i miei dati digitali. Non conosce le impronte degli altri. Allora, non so se le... Fatto. Ti devo fare moderatore. Come si fa a farti moderatore? Ragazzi, mi dite se il link suo si vede nei commenti, nella chat. Allora, vi spiego bene. Allora. Però così lo segna come spam, purtroppo, Becchi. Buonasera, Conte. Conte Rota, buonasera. Ciao Conte. Grande, non si vede. Aia. Aia. Nel c'è scritto che non si vede. Se per allora, caso fosse da, come si dice, da mettere la, fai vedere, non fai vedere, cliccatelo così magari, che non è rimasto nascosto, se potete, perché vale. Qua non me lo fa mettere, come mai? È che io c'ho l'interfaccia della live, purtroppo. Deve essere mod, infatti, devi essere moderatore. Come fai? Come fai? Sono cosa vuol dire? Moderatore? Blu, con la chiavettina come idraulico. Devi essere un idraulico anche tu. Devi far parte del mondo degli idraulici. Allora. Sto già lavorando, ho smontato un lavandino. Bravo, allora vedi che sei un idraulico. Allora, facciamo così. Aspetta, Non fare la nespola. Allora, qua. Oh. Aspettate ragazzi, faccio un lavoro. Vediamo se va. Guarda se ti è arrivata la notifica. Tira giù. Vai a vedere. Allora, intanto ci abbiamo un po' di persone. Ricambia tutti. Mi raccomando, ricambia le iscrizioni. Metto un cuore. Ah no. Aspetta, questo ho già messo il cuore. Ciao Salvo, grazie per essere stato in live. Un abbraccione grande. E buon studio. Fatto, sul cuore. Eh? Ho già fatto. Perfetto. Ciao. Non gli è arrivata la notifica. Non ti è arrivata la notifica. No. Non è arrivata la notifica. Allora. Cos'è questo? Cos'è questo affare qua? No, mio Dio. Ah, sì, quello ti modifica tutto. Ma sto diventando rincoglionito qua. Com'è possibile? Allora. Che effetto, madonna. Allora, è bellissimo. Una meraviglia. No, io lo voglio normale. Come ora non riesco più a tornare indietro. Buonasera. Buona serata. Salve. Buona serata, Salvo. No, no, non dice no. Parla con Salvo. Ah, scusa. Ah, ma vedi che Salvo è ritornato. Ci prende in giro. Ciao, sto andando. Io sto andando in cancrena con le gambe. Ah. Siamo sulle panchine dei nani, ragazzi. Guarda che si è aumentato di un iscritto. Vai a vedere. Vai a vedere? Vai a iscriverti al suo canale. Non c'è un po' dove scrivo. Sono stanco. Sono stanco. Una parte sta mascherina. A casa, poi c'erano tante notifiche. Non mi riconoscevo. Eh?
Secondo me a casa ci vuole tanta notifica. Se sei su YouTube, vai nei tre puntini che compare vicino al nome del canale che ha scritto il commento. Ti compare? Sì, sì, lo so, Conte, come fare mod, però l'unica cosa è che non posso entrare adesso su YouTube perché ho paura che se entro su YouTube va via la live. Lui non può entrare nel mio canale. Tu sei nel tuo canale. Sei nel tuo. Tu no, sei spettatore. Buonasera Bibi Bobo. Buonasera. Saluta. Buonasera, ciao. Bibi Bobo. Bibi Bobo. Bibi Bobo si chiama. Bibi Bobo. Ok, ottimo. Sono un po'. Li voglio bene sto ragazzo. Anch'io. Voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Una persona molto. È un guerriero lui. Però non possiamo parlarne in chat. Non possiamo parlarne in live. Ce la farai. Ok, allora, Salvatore Gaming, mi sono iscritto. Adesso devo vedere. Se no guarda. Tranquillo. Allora. Salvatore che appena arriva a casa mi appare. Ricambia tutti, se no lo picchio. No, scherzo. Però ricambiali. Sì, ma appena ricambiali a casa, perché subito. Ti stanno supportando. Ma io appena, okay. Appena arrivo a casa subito. Così poi quando ti arrivano le live, tu puoi entrare, uscire. No, magari ci sono canali che possono fare anche iscrizione, ricambio. Ti iscrivi, loro poi si iscrivono a te, capito? Sì. No, ma per quello. 73. Grandi ragazzi. Grazie mille. Grazie per 73. Non ti preoccupare, pace e bene, fratello. Pace e bene. Cosa scrive? Vi diamo il benvenuto nel canale di Onore e Rispetto. Se siete nuovi, iscrivetevi, mettete il like, attivate la campanella per non perdere gli aggiornamenti. Condividete in massa sulla live, massa la live sui vari social, amici e parenti. Grazie di cuore. Ciao Becchino, grazie per essere stato con noi in live. Buon game. GG per Becchino. E va bene ragazzi, 42 minuti di live. È vero. 42. Eccolo, mi stanno già prendendo la notifica. Ah, perfetto. Allora clicchi su quello così poi si iscrive. Sì, bella gioca. Iscriviti. Vai lì. Aspetta. Adesso mi iscrivo anche al tuo canale. Si sta iscrivendo. Fa vedere. Fatto, mi sono già iscritto. Guarda, Joker. Sì, Joker, Becchino. Mi sono iscritto. Ottimo. Grazie di cuore, Becco. Grazie. Ragazzi, c'ho il telefono che ci sta abbandonando. 15% di batteria. Batteria, madonna. Iscriviti anche al canale di Salvo Gamer 123. Appena arrivo a casa, appena la notifica, vado subito a iscrivermi. Salvo, iscriviti al suo canale, così poi arriva la notifica, ci lasci un commentino e lui poi ti ricambia iscrizione. Ricambiali, mi raccomando. Ma io faccio sempre i cambiamenti. Eh? Io ricambio sempre. I ricambi. Poi magari ecco. Ricambia tutto, mi raccomando. Ricambia tutto, mi raccomando. Ecco, magari ecco cosa faccio intanto è che faccio le stories su. Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questa live di Onore e Rispetto in compagnia del Joker. Ringraziamo il titolare e grazie a te Nel, grazie a te. Grazie a voi, perché se questo canale va avanti, se questo canale prende un pochino di popolarità, è solo merito vostro. Grazie di cuore. Questo è un canale che uso così per passione, a me piace fare video, perché se parti con la mentalità, l'idea di fare soldi su YouTube, vai malissimo subito. Però se parti, che lo prendi come una passione, come un passatempo, ci stai bene su YouTube. Grazie di cuore Nella ancora. Ho scritto sul canale di Joker. T'ha scritto. Non ho preso ancora niente. Appena arrivo a casa mi aprirà sicuramente tanta notifica. Perfetto. Ah, stavo dicendo. Tieni qua, parla subito. Perché qua mi sta andando in cancrena al braccio. Che io intanto faccio i post, no? Tipo ringrazio di cuore per i due iscritti, ringrazio. Grazie a te, Kendina. Grazie.
Grazie. E quindi sicuramente farò anche un altro video dove ringrazio per gli iscritti. Mi dite se lagga, sta laggando? Aspetta, lo metto un attimo qua. Sì, sì. Tanto siamo qua, non succede niente. Ma basta, c'è una cosa che mi fuma la sigaretta. Ancora? Consumata, prima. Okay, ciao Giorgio, buona serata. Ciao. Chi è che se ne va? Chi è che se ne sta andando? Non penso sia saltato, sai? Eh? Kenji. Candy. Candy, scusa, che sono mio pezzo. Sono meraviglioso. Ancora in live, sì, ancora in live. Funk. Per poco ancora. Scusa, ancora 2 minuti. Due minutini così. Però per anche le zampe, cioè le gambe, perché le mi sono. Zampe, cosa sia? Un cane. Ancora pochino di live. Guarda, arriviamo Joker. Arriviamo ai 50, tra 5 minuti chiudiamo. No, arriviamo Joker. Ma che facciamo? Facciamo un'ora, 15 minuti. Tra 15 minuti chiudiamo la live, signori. Ti ho scritto Joker, ti ringrazio gaming, no, salvo gaming, gamer, appena arrivo a casa io contraccambio, perché adesso... Chat principale, no. Adesso mi telefono non prende qua. Ciao a tutti. Mollo come la quaresima questo telefono. Vuoi della chat, buona serata. Buona serata anche a te. Ciao Candina, grazie per essere stata con noi in live. Noi tra... un quarto d'ora più o meno, tra 14 minuti e mezzo chiudiamo la live. Mi stanno commentando, non dimenticate, grazie, mi raccomando. E poi faremo una live un pochino più lunga, una live di 3 sì, ore. Ma purtroppo domani ci sei? Sì, certo che ci sei. Allora probabilmente uscirà anche domani. Possiamo fare una live domani, però porto la GoPro. La GoPro? La colleghiamo. Sì, credo, ho preso la 8. Ma io purtroppo, ecco, io cos'è che mi manca? GoPro Hero 8. Ecco, io cos'è? Porto anche il computer magari. Com'è? Sì. Porto una valigia di roba, boom. Come i bagagli, no? Ecco, io cos'è, come tanto compagni dei gadget per YouTube. Per mi raccomando, YouTube. Seguite il canale Onore e Rispetto per tutti i prossimi video riguardanti le profezie del coronavirus ed altri video interessanti. Non cliccare il telefono, vai direttamente. Il telefono è 13%. Che ce ne frega, facciamo ancora andare, dai. Dai. Leggi. Buona serata a tutti, vabbò. Onore. Stavolta vado via. Aspetta che guardo qua. A studiare, ciao. Ciao, sa gaming, gamer. E ricordati che quando torno a casa contraccambio di sicuro. 05, vero finale? Sì, 05. Ok. Ciao, Salvo. Buona serata, vai a studiare, mi raccomando, studia. Buona serata a tutti. È importante studiare. Buona serata, Bobo. Ciao, Bibi Bobo, grazie per essere stata con noi in live. Spero che questa live non sia ridicola. Buono, studio, Salvo. Io sto fumando. Come al solito. Quella di prima. Sì. Vai, parla, intrattieni pure. Allora, parla, che ne so, parla cosa hai fatto ieri. Ah, ieri sono venuto. Sei venuto in villa? Sì, sono venuto in villa. Mi hai fatto bene. Ieri sono venuto in villa, non c'era nessuno. Non c'era da caldo, sì, non però c'era nessuno. Ti fai vedere, già sei con la mascherina, se poi ti taglia a metà la testa. Perché non esco tanto. Stiamo facendo le live dei banditi. Ma per me i banditi... Sto dicendo che ieri sono andato qua, ho fatto un po' di cose. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale di Joker. Ed è appena caduta una foglia. Non voglio parlarne di quello che gli è passato nel mio canale, perché non mi sembra giusto. Quindi se vi fa piacere scorrete nei suoi video più vecchi. Sì, è vero, in un video ho parlato del mio incidente. Della sua malattia. Della mia malattia. Quindi se volete andare potete guardare benissimo. Che cos'è? Boh. Pezzo di plastica da incivili che l'hanno abbandonato. Ecco, sempre inclinazioni forti da parte. Guarda, parla pure.
E ieri invece fa cosa ho fatto? Non lo so, io ne so, me lo chiedi, io non ci mi comunico più io. Ah, apposta, quindi passiamo, parliamo d'altro, vai. Allora, invece stamattina è venuto mio padre, abbiamo guardato il wrestling. Ciao Maurizio! Ciao! Uno mi ha chiamato il mio soprannome. Ah, c'è la lupa! Ciao! Ciao lupa! Non si parla che romperanno le palle. Buonasera a tutti. A tutti. A tutti, scusa. Ciao Vito, ciao Moretto. Ciao! Comunque, no, infatti non ne parliamo. Se vorrà ne parlerà lui nel Ho già fatto un video. Quindi se vogliono vedere per me. Io non voglio perché sono cose sue, ecco. Io c'ho due mascherine. Bibi. C'ho due mascherine, due ti mascherine. Rendi conto? Anch'io c'ho una lì, serba. Cavoli. Ma te l'andate a scuola? No. Ah, visto? Dicono che siamo pronti per affrontare. Per aprire la scuola invece. Sì, appena fanno scrivere per terra. Nella mia scuola sono 8 contagiati, 8 scuole chiuse. Io non vado più a scuola, ma mi sarebbe piaciuto andarci. Invece a me no. Invece sono tutti tipo diventavo un avvocato. Diventavo sì. Un anche perché ci sono anime anche perché ci sono anime malvagie. Se che si Vito, lo sai. Meglio non dire. Meglio non dire nulla di lui. No, comunque sto dicendo che oggi ho avuto mio padre, ho visto il wrestling, poi ho vinto le MotoGP e basta. Stavo cadendo, madonna. Vito, tra un po' via portare all'ospedale, se cade. No, è che cazzo. Oh, ricordati il telefono, ce l'hai sul muro. Come lo prendo con la mia memoria. Ah, scemo. Ah? Io. Hai ragione, questo c'è per mettere ragione. Io? No, lei. Ma che si strunza! Strunzo! No, scherzo, che ti voglio bene. Mauro, dimmi, Vito è alto o basso? Alto. No. Alto, per adesso alto. Spesso poi facciamo la gara di altezza. Facciamo la gara di altezza, ma ti batto sicuramente. Ora siamo dei nani perché c'è una panchina che a momenti piano terra qua. Forse mi faccio alzare. Non ce la faccio più, una schiaccia urlando. Ok, alzati. Sì, ma io c'ho la sigaretta, porca puttana. No, non mi devono vedere. No, no. Non fumo, ragazzi. Non fumate. No, no, non fumate. Aspetta che la spengo. Io già non fumo perché ho già detto che avevo fatto un video del fumo rischioso. Allora, fumi più sigarette di me, sei un turco, sei. E poi parlo. Allora, ho fatto un video su dove dicevo che fumo uccide. Però purtroppo io sono cascato perché mi ha. Aspetta che ti ho spento. Un incidente mia mamma e quindi ho iniziato. Poi ho subito smesso. Ok, buttate minchia, nel bidone. Sì. Vito! Uè! Minchia! Facciamo questa gara all'altezza. Te sei più alto di me, nano! Cosa dicono qua? Dai, sediamoci, che sennò no, svegliamo alla mia altezza e non va bene. Facciamo un video, arriviamo a 2000 like e vi esco l'altezza. E col metro, vengo col metro e vi esco l'altezza. Va bene. Albi, ciao! Ciao Albi! Ciao Albi! Come va? Ciao Albi e Miri! Bravissima, un canale stupendo, te lo consiglio, fa live. Va bene. Anche serie, perché parla di argomenti seri, poi ci sono tante persone, puoi fare comunque amicizie, come una famiglia. Allora, stavo dicendo che avevo fatto un video dove dicevo che... No, lupetta, no! Dice che sono alto 1,68 m, no, 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 no! Sono più alto. Chi è? Dicevo che ho fatto un video su dove eri alto 1,68. No. Dove... Ribasso 1,68. Dove dicevo che il fumo è rischioso. Il fumo fa male alla salute. Io fumo ogni tanto, sono una testa di cacchio. Ci sono cascato in pieno perché è successo un incidente a mia madre e quindi io per consolarmi. Non parlarmi. Niente.
per finire. Eh? Posso finire. Non sto vicino a quello. Ah, ok, va bene. Per consolarmi ho iniziato a fumare. Ok. Oh, sono distrutto io qua. Mi alzo domani con la schiena. Ah! Accovacciato così. Sono tutto rotto. Allora, invece al sono tutto rotto. Fatti qualche sport? Aspetta, perché Albi si sta avvicinando alla mia altezza. Tiro fuori la carta d'identità e voglio leggere. No, leggo in diretta. Ti dico anche.